Ciao e benvenuti. Quinto anno. Ebbene sì, questo è il nostro quinto anno. Tanti attori hanno recitato con noi e tanti continuano a farlo. Li vedrete. E abbiamo voluto dare anche quest'anno il nostro contributo alle feste patronali. Non potendo essere presenti fisicamente, abbiamo cercato di farlo in un modo diverso. Diverso nell'unico modo in cui sono capaci gli attori, cioè recitando. E allora, sipario. Ecco alcune delle cose che ho imparato dalla vita. Che non importa quanto buona sia una persona, ogni tanto differirà. E per questo bisognerà che tu la perdoni. Che ci vogliono anni per costruire la fiducia e solo pochi secondi per distruggerla. Che non dobbiamo cambiare amici se comprendiamo che gli amici cambiano. Che le circostanze e l'ambiente hanno influenza su di noi, ma noi siamo responsabili di noi stessi. Che o stare tu a controllare i tuoi atti, o essi controlleranno te. Ho imparato che gli eroi sono persone che hanno fatto ciò che era necessario fare, affrontandone le conseguenze. Che la pazienza richiede molta pratica. Che ci sono persone che ci amano, ma che semplicemente non lo sanno dimostrare. Che in realtà la persona che pensi ti sferrerà il colpo mortale non appena cadrai è invece una di quelle che ti aiuteranno a rialzarti. E solamente perché qualcuno non ti ama come vorresti tu, non significa che non ti ami con tutto se stesso. Che non si deve mai dire a un bambino che i sogni sono sciocchezze. Sarebbe una tragedia se lo credesse. Che non sempre è sufficiente essere perdonati da qualcuno, ma nella maggior parte dei casi sei tu a dover perdonare te stesso. Che non importa quanti pezzi il tuo cuore sia spezzato, il mondo non si ferma aspettando che tu lo ripari. Forse Dio vuole che incontriamo un po' di gente sbagliata prima di incontrare quella giusta, così quando finalmente la incontriamo sapremo come essere riconoscenti per quel regalo. Quando la porta della felicità si chiude, un'altra si apre. Ma tante volte guardiamo così a lungo quella chiusa che non ci accorgiamo di quella che è stata aperta per noi. La miglior specie d'amico è quel tipo con cui puoi stare seduto sotto un portico e camminarci insieme senza dire nemmeno una parola. E quando vai via è come se sia stata la miglior conversazione mai avuta. È vero che non conosciamo ciò che abbiamo prima di perderlo, ma è anche vero che non sappiamo ciò che ci è mancato prima che arrivi.
vuole solo un minuto per offendere qualcuno, un'ora per piacergli e un giorno per amarlo, ma ci vuole un'intera vita per dimenticarlo. Non cercare le apparenze, possono ingannare. Non cercare la salute, anche quella può affievolirsi. Cerca qualcuno che ti faccia sorridere, perché ci vuole solo un sorriso per far sembrare brillante una giornataccia. Prova quelle che fa sorridere il tuo cuore. Ci sono momenti nella vita in cui qualcuno ti manca così tanto che vorresti proprio tirarlo fuori dai tuoi sogni per abbracciarlo davvero. Sogna ciò che ti va, vai dove vuoi, sii ciò che vuoi essere, perché la vita è una e hai solo la possibilità di fare le cose che vuoi. Puoi avere abbastanza felicità da renderti dolce, difficoltà a sufficienza da renderti forte, dolore abbastanza da renderti umano, speranza sufficiente a essere felice. Mettiti sempre nei panni degli altri. Se ti senti stretto, probabilmente anche loro si sentono così. Le persone felici non necessariamente hanno il meglio di ogni cosa, semplicemente traggono il meglio in tutte le cose che capitano nel loro cammino. L'amore comincia con un sorriso. Cresce con un bacio, finisce con un te. Il miglior futuro è basato sul passato dimenticato. Non puoi andar bene nella vita se prima non lasci andare i tuoi fallimenti passati e i tuoi dolori. Quando sei nato, stavi piangendo. E tutti intorno a te sorridevano. Vivi la tua vita in modo che, quando morirai, tu sia l'unico che sorride e ognuno intorno a te piange. La compagnia Il Teatro del Lunedì vi ha presentato Le cose che ho imparato della vita di Paolo Coelho.